Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata della memoria, nella ricorrenza del 72esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Una memoria da conservare vigile per evitare che la tragedia abbia a ripetersi. Centinaia anche i cremonesi deportati. Il pericolo è quello della assuefazione alla ricorrenza, depotenziandone anche il significato. Sì, oggi è il giorno della memoria e per fortuna sono pochissimi ormai coloro che negano sia avvenuto questo grande dramma della Shoah, dello sterminio di milioni di persone, in particolare ebrei, ma non solo, zingari, slavi, dissidenti politici. Quello che oggi invece manca, secondo me, è che il pericolo dei nazionalismi fa tornare alla grande, è l'analisi della responsabilità degli altri popoli. Voglio dire, si tende a dare tutta la colpa ai tedeschi, ma i tedeschi nei paesi dove erano avevano dei collaboratori numerosi. Oggi in Italia anche ma meno, ma ad esempio in Polonia, nei paesi baltici, in Ungheria, si nega assolutamente ogni corresponsabilità e finché non c'è piena consapevolezza delle proprie responsabilità non ci potrà essere una vera e congiunta memoria storica. La Corte Costituzionale tedesca ha respinto una decina di giorni fa la richiesta di mettere al bando il Partito Nazionale Democratico, una sigla neonazista, ritenendo che ciò non costituisca un potenziale pericolo per la democrazia. Lei è preoccupato? No, io credo che la Germania ha abbastanza fatto i conti col proprio passato per quanto riguarda le responsabilità anche del popolo tedesco coi nazisti e quindi questo da un certo punto di vista rassicura. La stessa analisi non è avvenuta praticamente in tutta l'Europa dell'Est. Oggi poi c'è la tendenza a valorizzare personaggi sicuramente vicini, vicinissimi, fascisti, vicinissimi ai nazisti, come Horthy in Ungheria, come Pavelic nella ex Jugoslavia e personaggi del genere che sono stati dei collaboratori con i nazisti.